Buon pomeriggio, grazie ad Anna Marotta e al suo gruppo di lavoro. Io vengo a Soveria sempre con piacere. Anna Marotta sa, e qui voglio svelare diciamo un segreto, che in tempi non lontani, circa 3 anni addietro, quando si preparava l'avvicendamento anche dei direttori medici del presidio, dei direttori sanitari, e con Anna, diciamo, alla quale mi lega una profonda stima professionale e umana, avevo detto: Anna, sai, io penso che per me sarebbe anche una cosa bella poter concludere la mia carriera anche a Soveria, per le motivazioni che sono le motivazioni per le quali diciamo è stato fatto anche questo evento pubblico. Quello che io, da medico di sanità pubblica, ho fatto il medico di medicina generale in un comune dell'interno, poi mi sono occupato sempre di prevenzione e di organizzazione dei servizi sanitari, avevo apprezzato una cosa che ritengo fondamentale per lo sviluppo di qui in avanti dei nostri servizi, che è quella che diciamo stiamo dimenticando, gli operatori sanitari, la missione per la quale la professione di medico, di farmacista, di biologo, psicologo, di operatori del comparto, delle più, noi siamo qui, siamo pagati perché dobbiamo dare dei servizi ai cittadini, soprattutto in un settore molto delicato che è uno dei beni fondamentali della nostra Costituzione, che è il bene della salute. E quindi dimentichiamo spesso che di fronte troviamo dei cittadini che si trovano in uno stato così di debolezza momentanea, per il quale noi dobbiamo assumere anche atteggiamenti conseguenziali e spesso anche, come dire, tollerare, subire quelle che potrebbero sembrare degli atteggiamenti anche del paziente, che vanno magari oltre, che sfidano le righe. Poi questo non è stato, questo fatto non si è potuto concretizzare, perché io fui, diciamo, è stato scelto dal presidente della giunta regionale di fare il direttore generale. È una cosa che mi ha fatto tremare le gambe, perché fare il direttore generale non è semplice soprattutto in un periodo come questo, in cui la Regione Calabria vive un piano di rientro dal debito, quindi di contrazione, di sacrifici che vengono chiesti e vengono anche eseguiti da tutti gli operatori che sono qui, che mi sento e colgo l'occasione stasera di ringraziare, perché spesso abbiamo colmato con le disponibilità personali dei deficit dell'organizzazione. E quindi quando sono stato nominato direttore generale, ho tentato, almeno pur dentro di me provando qualche sentimento particolare, di non perdere la bussola e soprattutto la testa, dottore Bellieni, in un momento così difficile, e di dire: beh, da dove cominciamo? È stata una domanda per me molto difficile. Abbiamo deciso anche di iniziare dalle persone che avevano più bisogno, e quindi sempre, per esempio, pensando all'assistenza ospedaliera, abbiamo pensato di dare delle condizioni migliori di assistenza ai pazienti con l'insufficienza renale cronica, ai dializzati. E poi abbiamo pensato anche: dove ci sono sofferenze, dove ci sono situazioni a Soveria Mannelli, cominciamo a fare qualcosa a Soveria Mannelli. Cominciamo per esempio a dare a Soveria Mannelli un servizio di pronto soccorso strutturalmente adeguato, che possa fronteggiare l'emergenza
in un ospedale che viene classificato dal piano di riordino della rete ospedaliera come un ospedale di zona disagiata. E in realtà questo territorio ha dei disagi, pur essendo una bellissima cittadina. Complimenti ai sindaci che si sono avvicendati nel corso di questi anni, perché Soveria è stata sempre un esempio, diciamo, di amministrazione lungimirante. Anche, diciamo, questa struttura nella quale parliamo penso che sia, diciamo, un luogo che consenta a un paese di condurre una vita civile e sociale abbastanza diciamo evoluta. Quindi abbiamo iniziato dal pronto soccorso. Io sono felice di essere qui stasera e sto prendendo qualche minuto di più di quello che mi era concesso, perché mi sento coinvolto anch'io nell'organizzazione come direttore generale. Stiamo aspettando, diciamo, qualche autorità politica che possa porgere anche il saluto. Volevo comunicarvi che, diciamo, in questi 2 anni ho trovato un'azienda molto frammentata, ancora dispersa in quella che erano le 2 aziende di Lamezia Terme e ex di Catanzaro, che vivevano delle realtà completamente diverse, addirittura con un'organizzazione completamente diversa. Quindi per la prima volta, faccio sempre questa battuta, magari chi mi sente mi accuserà di ripetitività, per fare un figlio, diciamo, ci vogliono 9 mesi, per fare l'atto aziendale della nuova azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ci sono voluti 9 anni. Ci siamo riusciti a costo anche di sacrifici, perché abbiamo disattivato delle strutture, abbiamo diciamo avviato una iniziativa di messa in efficienza e in alcuni momenti sono stato visto anche come un tagliatore di teste e di posti. Però quando ho accettato questo incarico e poi mi è stato ribadito nei successivi incontri anche con la struttura commissariale, ero perfettamente conscio che avrei dovuto fare questa operazione, come dire, di riorganizzazione, e quindi avrei dovuto chiedere per forza dei sacrifici. Fortunatamente sono ancora vivo, nessuno mi ha aggredito fino adesso, insomma. Spero che non mi aggrediscano nel prosieguo di questi altri mesi che mi restano da condurre. Quindi abbiamo fatto un atto aziendale, abbiamo fatto l'organizzazione, abbiamo affidato le strutture in modo definitivo alcune, in modo provvisorio alcune altre, e nei prossimi mesi ci impegneremo per, ecco, abbiamo nominato 5 nuovi primari alla Lamezia Terme, saluto l'onorevole Scalzo che è in arrivo, quindi sto prendendo tempo, onorevole Scalzo, per aspettare le autorità. E quindi stiamo cercando di programmare anche diciamo qualcosa in più, in cui questo ospedale, che ha una tradizione gloriosa, ecco, lo dicevo al direttore sanitario e al direttore amministrativo, diciamo nuovi perché sono solo da 3 giorni nella nostra azienda, saluto l'onorevole Ciconte che è arrivato, è un ospedale con una tradizione di professionisti di alto valore che, come abbiamo detto tante volte, poi hanno fatto i direttori in altre unità operative della Calabria, degli ospedali della Calabria. E quindi che cosa penso? Penso che noi dobbiamo continuare su questa via. Ieri sera abbiamo avuto un'importante riunione con il delegato alla presidenza del presidente Oliverio, l'onorevole Pacenza, il direttore del Dipartimento Tutela della Salute, dove abbiamo discusso di alcune cose e di come questo ospedale, in realtà noi lo abbiamo fatto, diciamo, nell'atto aziendale, è un presidio ospedaliero unico.
tant'è che è qui con noi anche il dottore Gallucci, nominato da qualche mese in questo importante e difficile incarico. Ieri sera abbiamo tracciato delle linee di programmazione che penso potranno essere illustrate dai consiglieri regionali. Io personalmente, dato che qui c'è presenza di moltissimi operatori dei nostri servizi, ma anche di molta cittadinanza attiva, perché interessata proprio ai problemi sanitari, l'impegno del direttore generale e degli altri direttori è quello innanzitutto di porsi in un ascolto attivo degli operatori e della cittadinanza, e nei limiti delle risorse che abbiamo in questo periodo da spendere, tecnologiche, strutturali, ma soprattutto ecco un problema molto importante che avremo anche qui a Soveria con la messa in quiescenza di molti operatori per la giusta pensione, dobbiamo garantire che i servizi continuino ad esistere. Questo è fondamentalmente l'impegno che il direttore generale, di fronte a una platea, diciamo così, qualificata, intende assumere, senza voli, diciamo, di presunzione, ma soprattutto chi mi conosce sa che sono uno che ha, diciamo, la testa sul collo, cerco di non perdere, come dire, il controllo anche nei momenti difficili, e in questo periodo, ve lo dico, ne abbiamo passati tanti. Gli ultimi 3 mesi sono stati momenti difficili, momenti in cui per alterne vicende diciamo non ci sono stati il direttore sanitario, il direttore amministrativo, siamo stati con, diciamo, degli interim e con una definizione anche quindi della nuova organizzazione che in questi 3 mesi, devo essere sincero, ha subito dei rallentamenti, però adesso siamo pronti per partire. Vi ringrazio di avermi invitato. Sono orgoglioso naturalmente di essere il direttore generale dell'azienda sanitaria, ma di essere il direttore generale in cui insiste questo presidio di tradizioni importanti, dove il rapporto umano, il rapporto con la persona viene ancora posto al primo piano. E mi ricordo un direttore generale romano del Lazio, il dottore Andrea Alesini, che diceva in maniera paradossale è assurdo parlare di umanizzazione dei servizi sanitari, diciamo è proprio assurdo, perché i servizi sanitari sono già di per sé dei servizi per la persona, per gli esseri umani, quindi fare processi di umanizzazione significa tornare a quello che è la missione fondamentale di ciascuno di noi, che è quella di servire con professionalità, rispetto i cittadini che, diciamo, pagano le tasse e quindi pagano anche i nostri stipendi. Grazie, buon lavoro. Buonasera a tutti e benvenuti nella nostra città. È veramente con commozione che porto i saluti e i ringraziamenti dell'amministrazione comunale a questo incontro che può e deve rappresentare il punto di partenza per il rilancio dell'ospedale che ormai maggiorenne potrebbe avere le carte in regola se opportunamente implementato per diventare un presidio fondamentale al servizio dei cittadini di quest'area interna della Calabria. Un grazie di cuore e complimenti vivissimi alla carissima Anna Marotta per questa bella e ammirevole iniziativa e a tutti coloro che si sono spesi e hanno collaborato alla realizzazione di questo evento denso di significato in un momento in cui i servizi sanitari ai cittadini stanno diventando in tutto il paese sempre meno attenti per scarsità di organici, di risorse,
al bisogno, non certo secondario, come si diceva prima, dell'umanizzazione delle cure. Mi pregio di portare i saluti all'infaticabile direttore generale dell'ASP di Catanzaro, dottor Giuseppe Perri, al direttore amministrativo, al direttore sanitario, al direttore sanitario di Pou, dottor Antonio Gallucci. E sono lusingato poi di porgere i saluti agli illustri ospiti, all'onorevole Vincenzo Antonio Ciconte, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Catanzaro, all'onorevole Antonio Scalzo, oggi consigliere regionale, ma un tempo valorosa promessa della gastroenterologia soveritana, ai colleghi medici e compagni di una vita di lavoro, agli operatori tutti che hanno contribuito in maniera determinante ai successi e al buon nome di questo piccolo ospedale. Il mio saluto quindi è un saluto più da ex operatore dell'ospedale che da sindaco di Soveria Mannelli, e pertanto vuole rappresentare una testimonianza di coraggio, del coraggio, della passione, della professionalità degli operatori tutti che insieme hanno consentito a questa struttura di diventare un modello di buone pratiche per l'erogazione di prestazioni sanitarie di qualità e di risposte adeguate ai bisogni.
che oggi vede l'Italia ai primi posti, mai era successo prima, per longevità e per numero di guarigioni da patologie tumorali. Un recente corposo lavoro pubblicato sul Lancet ha cercato di creare un singolo indice che contenesse la maggiore quantità di informazioni sullo stato di salute delle popolazioni del mondo. Questo indice tiene conto di due fattori essenziali per valutare l'effetto delle cure disponibili per una data patologia. Da un lato la qualità, quindi l'efficacia della cura, e dall'altro la possibilità da parte del paziente di accedere alla cura stessa. Ebbene, in questa classifica al primo posto si colloca Andorra. Tra i primi 10 vi sono i paesi scandinavi. L'Italia ottiene un dignitosissimo 12° posto se consideriamo che l'indagine è stata condotta sui dati di 195 paesi del mondo, in pratica tutto il mondo. Possiamo dire quindi che i risultati ottenuti siano stati veramente eccellenti, ma ora però non bisogna abbassare la guardia. E pertanto auspico che esperimenti come la sostituzione degli ospedali periferici con le fantomatiche case della salute vengano decretati definitivamente falliti e che continui pertanto a soffiare per noi il vento della speranza. Vi ringrazio e auguro ad Anna e a tutti i presenti un ottimo proseguimento di serata. Grazie. Ho accettato volentieri l'invito della dottoressa Marotta perché era per me un'occasione unica per cominciare a prendere contatti col territorio. Il vostro ospedale è un ospedale che vanta lunga tradizione, come ha ricordato il sindaco e il dottore Perri. Nella riorganizzazione della rete ospedaliera che è stata voluta dal piano di rientro, è stato riclassificato come ospedale di montagna e come tale sono stati attribuiti i servizi che la normativa sanitaria prevede. So che nei primi mesi del 2017 è stato inaugurato il pronto soccorso, il nuovo pronto soccorso che vanta attrezzature d'avanguardia, personale qualificato. So che c'è una divisione di medicina che opera in maniera efficace e che all'interno è prevista una lungodegenza per la quale bisogna comunque prevedere un assetto migliorativo dal punto di vista del personale. I problemi ci sono indubbiamente. Quello che posso dire qui, diciamo, posso assumere come impegno personale è quello di lavorare a fianco del direttore generale perché gli attuali standard di questo ospedale non solo vengano mantenuti, ma vengano migliorati attraverso soprattutto un'attività di collaborazione fra tutti i gruppi di interesse che non sono solo gli operatori sanitari, ma è tutto il contesto, non ultimo quello politico e amministrativo. Quindi auguro a me e al mio collega direttore amministrativo di essere insieme a voi e con voi per completare questo percorso che sicuramente vedrà un ospedale funzionante. Questa è una zona di confine, provengo dalla provincia di Cosenza, venendo qui ho attraversato il confine fra le due province, è una zona nella quale la presenza di un ospedale è importante, anche se ospedale di montagna, ma con i servizi essenziali in grado di stabilizzare il paziente con emergenza, urgenza, di dare servizi alla popolazione di questo comprensorio. Quindi noi lavoreremo perché questa realtà possa crescere e migliorare nei servizi, quindi nell'ottica di migliorare lo stato di salute della nostra popolazione. Vi ringrazio. Sono felicissimo di partecipare questa sera a questo incontro scientifico, tecnico e anche politico-sociale. Ringrazio la dottoressa Marotta per l'invito
Questa è la mia prima uscita pubblica dopo la nomina avvenuta a luglio e la mia presa di servizio il primo di agosto di questo anno. Tra le prime cose che ho fatto, appena insediato, ho visitato questo ospedale, diretto da un collega che è il dottore Tomasello, che si è impegnato moltissimo per farlo strutturare nel modo in cui oggi lo vediamo. Ho potuto curare la logistica interna all'ospedale, tendenzialmente migliorabile, ma allo stato effettivamente che ci dà l'aspetto effettivo di un ospedale reale, un pronto soccorso con spazi idonei, accreditabili, una struttura di medicina funzionante, un servizio di pediatria eccellente, un laboratorio che funziona, una radiologia che avrebbe bisogno un po' più di attenzione, nel senso che avremmo bisogno di qualche ora o attività in più da prestare all'interno delle giornate settimanali. Devo ringraziare però tutti gli altri colleghi primari e non primari, dirigenti responsabili di altri servizi, che garantiscono al presidio ospedaliero la sua funzionalità. Non posso dimenticare i colleghi direttori di dipartimento che settimanalmente prestano il loro servizio all'interno dell'ospedale, non posso dimenticare i chirurghi che salgono ogni settimana, non posso dimenticare la nefrologia, la dialisi, lapsus, la dialisi che viene retta in modo egregio e mantenuta attiva, e non posso dimenticare il servizio di anestesia e rianimazione che garantisce la sua presenza e garantisce le emergenze sia al pronto soccorso che alle necessità della popolazione del comprensorio. Io, come ha detto il direttore generale, sono stato nominato direttore del presidio ospedaliero unico, ovvero un ospedale che è composto al suo interno da tre ulteriori presidi: Soverato, Lamezia e Sovrimannelli. La mia nomina è stata voluta fortemente dal direttore generale per far crescere nell'opinione pubblica il fatto che il servizio sanitario della provincia di Catanzaro avesse un unico punto di riferimento a capo dei tre ospedali. Garantirò sempre, nell'ambito delle mie competenze, del mio ruolo, i servizi a questo presidio di montagna. Stiamo lavorando e abbiamo lavorato in modo alacre, cioè con molta puntigliosità e precisione, sulla stesura delle piante organiche future di questo presidio. Abbiamo pensato con la direzione strategica di renderlo effettivamente un presidio autonomo dal punto di vista del personale. Ora però non posso che chiudere il mio intervento e ringraziare il direttore sanitario che è appena stato nominato, la dottoressa De Luca, e il direttore amministrativo, il dottore Giuliano, con cui sicuramente porteremo avanti insieme al direttore generale con molta attenzione la politica di mantenimento degli attuali servizi, degli attuali livelli essenziali garantiti qui a Soveria. Sappiate che comunque la mia attività viene svolta quasi settimanalmente, viene assorbita dall'attività degli ospedali di Soverato e di Lamezia, ma non c'è giornata che io non mi confronti con il dottore Tomasello, al quale veramente questo ospedale deve molto. E credo che grazie al dottor De Masello e a tutti i colleghi e a tutto il comparto che lavora all'interno di questo presidio ci sarà sicuramente un futuro ottimale per questo ospedale. Grazie. Io, avendo una figura prettamente amministrativa, la mia posizione è di assoluta minoranza nei vostri confronti,
posso solo dire che, essendo, avendo iniziato da pochissimo la mia attività, essendo insediato qualche giorno fa, ho avuto occasione di vedere però già insieme al direttore che mi ha fatto questa, diciamo, mi ha gratificato di questo incarico, l'organizzazione che ha l'ASP di Catanzaro nel suo insieme, e devo riconoscere che il lavoro che è stato fatto è di altissimo spessore. Peraltro notavo pure che sono state ben definite le competenze, la distribuzione delle procedure, le modalità di svolgimento delle stesse, quindi mi congratulo. Diciamo che mi cercherò di dare una mano al direttore generale nel mio piccolo, ovviamente, nella qualità di direttore amministrativo, sperando che si riescano a conseguire gli obiettivi che, devo dire, il direttore mi ha già parzialmente descritti, e ovviamente cercando di dare una mano a tutti. Grazie. La situazione della sanità calabrese non mi sembra soddisfacente, io questo lo dico dall'esterno, guardandola nell'ottica di chi ha avuto molto a cuore la sanità calabrese, di chi oggi si rende conto che il passo indietro che la politica doveva e ha sempre dovuto, che dovrebbe fare, e invece richiede un passo in avanti qui. Insomma, la Calabria non è in una ottima situazione. Ciononostante, io sono sempre stata convinta che anche nelle situazioni peggiori ci sono, c'è lo spazio per chi ha voglia di lavorare, per chi ha qualcosa da dare, per farlo in una maniera esemplare. E devo dire che è quello che spesso mi sono trovato a verificare qui in questo ospedale, che ho frequentato prima come assessore alla sanità e poi anche come utente, perché ho trovato un luogo ospitale, un luogo molto ben organizzato, un luogo dove ho anche rapporti personali molto forti, molto importanti, in particolare con Anna Marotta, con la dottoressa Marotta, che è l'organizzatrice di questo convegno, che è ai miei occhi un tipo di medico, il tipo di medico che ognuno di noi vorrebbe incontrare, cioè un medico qualificato, competente, sicura di sé, ma anche ferma, quindi decisa e determinata, ma anche accogliente, con una grande personalità rivolta proprio all'accoglienza, al far stare bene gli altri. Quindi credo che per me è stata una fortuna incontrarla in questo ospedale, io l'ho conosciuta come dottoressa qui, e quindi questo ha un po' potenziato, ha rafforzato i miei rapporti con questo luogo. Voi sapete che ci sono state anche posizioni conflittuali nel passato, perché quando c'era da riorganizzare la sanità, anche in questa azienda sanitaria era in pericolo, era in forza, stavamo cercando di dare delle risposte anche sul territorio, e non era chiaro anche quale dovesse essere il futuro di questo ospedale. Io nel tempo mi sono sempre di più convinta che alcune cose che c'erano e che non ci sono più non avevano senso, perché credo che nell'organizzazione sanitaria bisogna sempre privilegiare, rispetto a quella che può sembrare la prossimità, la risposta giusta, e quindi ci sono cose che richiedono una risposta che qui a Soveria non ci può essere. Ma sono sempre più convinta però che per le risposte strutturali, per le risposte di cui la popolazione ha bisogno giornalmente, c'è bisogno di presidi come questo, e che non si possa inseguire luoghi lontani per stare meglio e per stare bene. In questi giorni ho visto che è stato riaperto l'ospedale di Praia a Mare, che noi volevamo rimanesse aperto, così come volevamo che rimanesse aperto, sia pure con caratteristiche sue proprie, questo ospedale. Credo che tutto questo vada nella direzione giusta. E l'unico dato, diciamo così, critico di queste situazioni è che spesso nella nostra Calabria, ecco perché facevo riferimento anche alle persone che conosco, a Tomasello, a Giuseppe Perri, a tutte le persone, beh, diciamo che questa è una comunità dove ci conosciamo tutti, dove anche io penso di avere tanti amici, ma dicevo, l'elemento negativo della nostra sanità, conoscendone anche altre, confrontandosi ormai all'esterno con sanità più strutturate,
e che molto spesso tutto è affidato alle qualità di chi c'è, e quindi al primario e al medico, all'equipe anche infermieristica, che è fondamentale, che qualifica con la sua presenza quel presidio, mentre in altri luoghi dove la sanità, ribadisco, è più strutturata, è una storia che dura nel tempo, non è così, è abbastanza non indifferente, ma le persone sono più interscambiabili, quindi qui non è così, non è così all'ospedale di Lamezia, non è così al Pugliese Ciaccio e non è così neanche a Soveria. Quindi l'augurio che io mi faccio, visto che sono coinvolta anche come cittadina, e che vi faccio, è che nei vari settori possa non nascere una scuola, perché questo forse sarebbe un'ambizione troppo forte, ma chi c'è che si preoccupi anche di dare continuità a questo presidio, perché ribadisco il fatto che a un certo punto della nostra vita tutti siamo destinati a fare altro, ad andare, non dico ad andare in pensione perché siamo troppo giovani, sì certo, sto scherzando ovviamente, ma a fare altro, c'è assolutamente bisogno di mantenere una continuità, del resto questo è già successo, perché c'era Bellieni e oggi c'è Anna Marotta, ci sono gli altri, in alcuni settori altri è già successo, in altri forse è successo di meno, e quindi bisogna rafforzare, questo è un compito soprattutto del dottore Gallucci, oltre che di Tomasello, quello di dare spazio a chi ha voglia di lavorare e a chi ha voglia soprattutto non solo di lavorare in proprio, ma di lasciare il testimone a chi deve continuare nel futuro. Questa comunità, tra l'altro, è una comunità molto esigente, è una comunità che io ho conosciuta nel bene e nel male, perché è una comunità colta, matura, da tutti i punti di vista, anche politicamente matura, ma è una comunità che non vuole perdere l'ospedale, e quindi questo è un motivo in più per cui tutto il gruppo, la governance dell'azienda, oltre che gli operatori sanitari, devono avere cura di questa continuità, che si continui così, e per continuare così bisogna sempre migliorare, non esiste la possibilità di segnare il passo, quindi bisogna migliorare nelle attrezzature, bisogna migliorare nella qualità del servizio, perché nel frattempo le cose anche all'esterno cambiano e tutto migliora, tutto deve migliorare. Io sono qui per godermi questo pomeriggio, anche perché penso che è da tempo che a Soveria non c'era una riunione di questo genere in tempo di pace, cioè non davanti ad emergenze o davanti a rischi concreti o a pericoli concreti, ma in una fase invece di ripresa, rilancio, in cui le persone e quindi anche i servizi stanno acquistando qualità, concretezza e stanno diventando sempre più duraturi. Quindi mi auguro che le cose vadano così, e con questo concludo il mio intervento e resterò tra voi per godermi il resto. Grazie. Per me è un piacere e un onore portare un saluto dell'Ordine dei Medici della Provincia a questo convegno e ringraziare Anna Marotta per l'invito caloroso che mi ha fatto, anche per i rapporti di amicizia con lei, con il dottore Bellieni, che vengono da lontano, e quindi credo, quando c'è stima, amicizia, c'è un rapporto personale, io credo che queste cose si rafforzano. E volevo ringraziare veramente e salutare il direttore generale, il dottore Perri, il nuovo direttore sanitario, il nuovo direttore amministrativo, il dottore Gallucci, che diciamo è il direttore sanitario di Presidio, del Presidio Unico, e salutare tutti i colleghi che sono qui presenti e tutte le persone che sono interessate al rilancio della sanità in questo presidio ospedaliero, in questo territorio. Io sono convinto che ha ragione la dottoressa, e quando saluto anche con affetto il senatore Lo Moro e il collega dottore Scalzo, io credo che la sanità deve fare un passo avanti e mai passi indietro. È vero che abbiamo perso molte occasioni probabilmente nel tempo, probabilmente occasioni che potevano rilanciarla ancora di più rispetto a quello che oggi è la sanità, ma io sto vedendo un lavoro fatto certosino in questo territorio, mi riferisco alla Lamezia Soverato e Soveria Mannelli, e sto vedendo anche dei risultati, perché se è vero come è vero,
e sono convinto delle cose che diceva il senatore Lomoro, Loris Lomoro, quando diceva che, attenzione, le famose scuole, no? Quelle scuole che oggi probabilmente qualcuno pensa solo a se stesso e poi quando va in pensione finisce quella tradizione di portare avanti i migliori. Io credo che è fondamentale invece avere la possibilità di non essere da soli nelle varie strutture, ma avere una continuità, e quella continuità di Bellini e Marotta io credo che è un esempio veramente calzante, che vuole, oggi parliamo di Bellini e Marotta, ma parliamo anche di altre situazioni che ci sono nell'intera Calabria, e questo è un fatto estremamente positivo, perché io credo ancora in questi passaggi di professionalità, di grande valore, di grande qualità, che sono fondamentali per la crescita della nostra regione. Noi abbiamo dei grandi cervelli, abbiamo grandi intelligenze, ma a volte tra di noi non riusciamo a fare reti, a fare squadra, e non riusciamo nemmeno nell'organizzazione, siamo carenti rispetto agli altri presidi, agli altri territori del centro-nord d'Italia, perché stranamente poi i migliori sono calabresi anche fuori da questa regione. Quando noi andiamo lì ci meravigliamo come lì diventa tutto perfetto, tra medici, infermieri, è una cosa bellissima. Noi siamo stati con la dottoressa Lomoro, lo sa, siamo stati anche in Lombardia, abbiamo visto il San Raffaele e ci ricordiamo di come insieme ad Anna e tanti altri amici, c'era il Mimmo Vincitore e altri amici, che abbiamo visto come funziona, come i meccanismi sono veramente meccanismi quasi perfetti, disumani quasi, dove a volte è vero che c'è poca umanità probabilmente rispetto alla nostra, c'è poco dialogo, c'è poco rispetto della persona, ma a volte c'è però grande professionalità e grande perfezione nelle cose che si fanno. Allora noi dovremmo tentare di capire e migliorarci anche noi su quelle cose. Io una sola cosa, io qui porto un saluto come Presidente dell'Ordine dei Medici, ma nel breve periodo in cui sono stato Vicepresidente della Giunta regionale si era lanciato un grande processo di riforma della sanità in questa regione, che era quello dell'azienda unica, attenzione, regionale. È chiaro che era provocatoria, voleva essere provocatoria perché poi bisognava fare un qualcosa che andava sull'ospedale e qualcosa che andava sul territorio, dividendo i compiti. Purtroppo devo dire che a 3 anni della nostra giunta regionale, al nostro governo della regione, qualcosa si è inceppato, perché abbiamo anche un commissariamento della sanità, attenzione, e sappiamo benissimo quanto è difficile, Tonino, Loris, io credo che noi queste cose le sappiamo più di altri, ma ormai lo sanno tutti, che ci sono dei problemi veri e questi problemi non siamo riusciti a dipanarli, perché noi come consiglio regionale dobbiamo rilanciarla l'azione di una grande riforma. Doris ha tentato più volte, mi dispiace che in quel periodo poi alla fine giustamente si è candidata al Senato, ma io ritenevo l'autoressa Lomoro una persona che all'inizio si stentava perché era difficile il compito della sanità in Calabria, ma poi era diventata, lo dico, eccezionale, guarda, te lo dico con grande affetto, perché secondo me avevi incominciato a comprendere tutti i processi ed eri stata bravissima. Nel periodo in cui te ne sei andata hai lasciato un vuoto secondo me incolmabile in quel grande periodo, che anche lì si pensava a una grande riforma della sanità nella nostra regione, e queste sono quelle cose che purtroppo lasciano il segno, perché poi tra difficoltà uno dietro l'altra alla fine non riusciamo a rilanciare mai la sanità in questa regione. Io non capisco perché nella nostra regione non riusciamo a fare una riforma, a dire vogliamo gli ospedali insieme, vogliamo il territorio separato dall'ospedale, che c'entra la veterinaria, che c'entra con gli ospedali, che c'entra la guardia medica o altre cose con l'ospedale. Attenzione, noi su questo dobbiamo fare una riflessione e dobbiamo al più presto creare una riforma sanitaria adeguata ai nuovi tempi che cambiano, che mutano, e noi su queste cose dovremmo rilanciare secondo me l'azione di governo regionale. Purtroppo le cose sono come sono, mi auguro che al più presto anche il commissariamento, lo voglio dire a chiare lettere, nessuno ce l'ha col commissario Scura sul piano personale, perché è una persona anche amabile, a volte si discute, si può avere, anche si possono avere dei contrasti, però noi dobbiamo comprendere che il ruolo del commissariamento è la fine di quei settori, perché il commissariamento è come se noi la Calabria da 8 anni commissariata, è migliorata qualcosa?
è migliorata qualcosa perché ci sono i direttori generali, perché c'è tutto un iter che sta tentando di mettere i cocci al loro posto, ma non abbiamo avuto turnover zero in 7-8 anni. A cosa ci ha portato? Ci ha ridotti ai minimi termini, l'emigrazione sanitaria è aumentata, ci sono dei problemi seri dei LEA, che molti cittadini, al di là dei fatti economici, anche per queste risorse ridotte nella sanità, anche con un turnover che ha fatto in maniera tale che negli ospedali si aumentano le liste d'attesa, si aumenta un po' tutto, i cittadini non si curano adeguatamente e allora noi dobbiamo creare le premesse per migliorare la sanità. Io volevo salutare anche il sindaco, che è stato così già detto le cose che condivido, il sindaco Sirianni, e credo tutti i colleghi che sono in sala. Ma attenzione, ripartiamo da questi territori, ripartiamo da un tessuto che secondo me è umano, così come avete detto voi, il rapporto medico-paziente, tra colleghi si collabora in maniera adeguata, partiamo dai valori, dall'etica, da queste cose che sono fondamentali, non sono cose da poco. Io credo che questo presidio ha dimostrato, al di là di essere di montagna, piccolo o medio piccolo, non è questo il problema. Noi dobbiamo pensare che da qui c'è un senso di responsabilità tra medici, tra infermieri, c'è un collegamento forte con i pazienti. Io credo che queste sono cose indelebili, che nessuno potrà mai staccare la spina e quindi mai nessuno potrà allontanare questo tipo di rapporto umano, che da qui è stato sempre esempio di correttezza e di senso di responsabilità tra tutti gli operatori. Io credo che noi, rilanciando la sanità, questi aspetti vanno adeguatamente inseriti in qualsiasi contesto, e al di là della riforma io credo che questi contesti sono importanti per parlarci tra di noi e parlare al pubblico e parlare ai cittadini, che si può fare una sanità migliore in questo territorio e nell'intera Calabria. Grazie. Prendere la parola in questa sala così gremita, una presenza importante che assomma una presenza importante di professionisti a cittadini, a utenti, è una bella occasione per Soveria, per tutto il territorio, ed è un'occasione importante per Anna, perché se lo merita tutto, perché ci ha lavorato. Io la ringrazio per il lavoro che fa quotidianamente, perché è diventata un po' l'angelo custode di tutti noi, a cominciare da me stesso. Io ho avuto uno stent coronarico e grazie a lei, come a Leonardo, che saluto da sindaco, e lo saluto come amico e collega di tante giornate in questo ospedale, come tutti i colleghi e tutto il personale di questo ospedale. Anna, dicevo, insieme con Giancarlo ha costituito un passaggio importante della cardiologia, e grazie a Giancarlo della cardiologia pediatrica calabrese, non solo, un punto di riferimento per tutti quanti avessero, caro Enzo, una impostazione che mette al centro non solo la diagnostica, ma anche il rapporto umano, personale. Io ricordo episodi importanti quando Giancarlo con Anna, insieme a fare diagnosi importanti, si preoccupavano del futuro di questi pazienti, di cosa fare, dove andarli, dove a continuare la parte proprio poi prettamente chirurgica. E stiamo parlando di anni 90, la parte della mini invasiva. E Soveria, grazie a loro e grazie per le altre specialità, a tutti i colleghi che lavoravamo in questo ospedale, ha fatto cose importanti. E queste cose te le riconoscono quando incontri la gente, cara Doris. Te riconoscono gli uomini e le donne quando li incontri a distanza di anni. Ti salutano per quello che hai fatto, per quello che continuano a fare loro.
E questo è un motivo di soddisfazione di una professione così bella come quella del medico. E allora io dico insieme a tutti i colleghi, voglio dire al management di questa azienda, che saluto, a iniziare da Peppino Perri al nuovo direttore sanitario, al nuovo direttore amministrativo, insieme ad Antonio Gallucci, un saluto e un ringraziamento a Claudio Tomasello, perché credo che se molte cose sono state realizzate in questo ospedale, caro Peppino, grazie a Claudio che sì, lo so, è grazie a Claudio che ha profuso un impegno, una passione per questo ospedale e per questo territorio. Io credo che è stato detto prima sia da Doris, che saluto per questa sua presenza, e a Enzo, è stato detto prima come questo ospedale ha rappresentato un punto importante negli anni, per almeno 20 anni, e poi c'è stato un periodo difficile, un periodo che da una parte vedeva con ostinazione pensare che potesse continuare a fare quello che aveva fatto, e non era possibile da un punto di vista scientifico, e dall'altra pensare che questo ospedale non dovesse fare quasi nulla. E allora io credo che è sotto gli occhi di tutti che un'inversione di tendenza c'è stata. Cioè, il destino di questo ospedale ormai è un destino che è stabilmente destinato non a rimanere, ma a essere anche rilanciato nell'attività. Nell'attività che, è chiaro, devono essere anche realizzate in rapporto ai bisogni e alla qualità delle prestazioni che oggi sempre di più vengono richieste nel momento in cui viviamo. Ma queste attività dovranno essere continuate a fare nel rispetto della sicurezza, nel rispetto della qualità e soprattutto nel rispetto del ruolo degli operatori sanitari in questo nostro ospedale. Io credo che ci siano condizioni importanti, anche perché questa riunione viene subito dopo un'importante riunione che si è svolta ieri presso la Presidenza, e riguardava l'ospedale di Lamezia, ma inevitabilmente si è fatto in modo che la riunione parlasse e si occupasse anche di Soveria Mannelli. Io credo che un passo importante è stato fatto, perché, vedete, lo dico ai tanti colleghi, lo dico a Doris, lo dico a Enzo, cioè quando parliamo di Soveria e Lamezia e del suo Interland, parliamo come una delle più piccole province calabresi. La provincia di Crotone e quella di Vibo non sono più grandi dell'Ametino di per sé. Se a questo aggiungiamo il suo ruolo strategico nella regione, se aggiungiamo il fatto che storicamente questa area rappresenta un'area importante per la nostra regione, e non è un discorso di campanile, è un discorso di presa di coscienza storica, culturale e geografica. Se noi teniamo in conto questi aspetti, allora dobbiamo necessariamente dire che per questo territorio bisogna fare di più. E bisogna fare di più cominciando a dire e a fare alcuni atti importanti. Il primo atto che sarà fatto sarà quello di rilanciare il progetto del polo traumatologico regionale presso l'ospedale di Soveria. E anche quello, Doris, grazie a un impegno di quando eri assessore, chi lavorava con te, i tuoi collaboratori, che pensavano a questo strumento, a questo progetto, per dare alla Calabria intera, guardate, non a quest'area, ma dare alla Calabria intera uno strumento di cui le altre regioni sono assolutamente già dotate. Così come noi nella nostra regione è necessario un altro strumento che in altre regioni è vigente, lo dicevo ieri ma lo voglio ribadire, a fronte dell'impegno di professionisti seri, qualificati, importanti,
sia a Catanzaro, al Ciaccio, che a Lamezia, mi riferisco a Stefano Molica, a Ettore Greco, nel campo dell'oncologia, questo non corrisponde a un'organizzazione di un CROE, di un centro oncologico regionale, che è fondamentale, perché uno dei settori di immigrazione sanitaria più importante è proprio quello dell'oncologia. Su queste cose non dobbiamo retrocedere nemmeno di un centimetro, dobbiamo andare avanti, perché ce lo chiedono i cittadini calabresi e ce lo deve richiedere la nostra coscienza di operatori sanitari prima che di operatori politici. E allora su queste cose io credo che siano state gettate delle basi che hanno una solidità, e il fatto che 20 milioni di euro, caro Manfredo, il dottore Tedesco ancora continua a lavorare tra Soveria, dove tanti anni fa ha iniziato, ed è un ottimo chirurgo di riferimento, un chirurgo che vedo che ogni tanto è come quei calciatori bravi che ogni tanto bisognerebbe mettere la clausola, altrimenti qualcuno te lo porta via. Io credo che bisognerà fare di tutto per tenerlo in questa azienda, perché è una risorsa, è un valore, è una professionalità, perché poi quando le cose si dicono devono avere un riscontro. E il riscontro qual è? Quando si ammala un familiare, un amico, eccetera, bisogna vedere se tu ti rivolgi a quello, vuol dire che è un bravo chirurgo, un bravo cardiologo, un bravo cardiochirurgo. Se non ti ci rivolgi e vai altrove, allora vuol dire che non c'era molta consistenza. E allora per questo noi partiamo da questo dato, il fatto che bisogna ripartire con atti formali. Anche il direttore, insieme al delegato alla presidenza, il direttore del dipartimento, hanno preso impegni insieme al direttore generale di attivare tutti gli atti formali, perché intanto i 20 milioni di euro vengano finalizzati e non polverizzati in 10.000 cose che non servono. Il rifacimento del blocco operatorio, non so se l'aveva detto Pino prima, ma il rifacimento del blocco operatorio della sala parto e dell'endoscopia digestiva, che deve essere fatto con fondi a parte i 20 milioni di euro. E devo dire un'altra cosa a cui io ho fatto riferimento ieri, ma lo voglio ribadire in un'assemblea pubblica come questa, un'occasione così importante. Noi dobbiamo fare in modo che, se da una parte nella riabilitazione post-traumatica ci sia il centro protesi INAIL, insieme a un pronto soccorso importante come quello che c'è a Soveria in termini strutturali e di professione, Giovanni con tutti gli altri colleghi del pronto soccorso, insieme alla medicina con Anna e tutti i tuoi, Anna, insieme a tutti gli altri colleghi che lavorate in questo, è necessario che ci sia e su questo dovremmo fare tutti una battaglia, Enzo, perché è necessario che questo ospedale, insieme all'oncodegenza e medicina, vengano ubicati, facendo gli equilibri i giusti equilibri, i 30 posti, 40 posti di riabilitazione, perché è fondamentale per dare forma, per dare sostanza, per dare concretezza a questo ospedale. E l'ultima cosa, e chiudo perché sennò diventa non un saluto, ma ci tenevo a dire cose che credo siano nell'interesse di tutti noi, ed è quello di superare le difficoltà. Ne abbiamo parlato più volte, sia soprattutto con Peppino, abbiamo parlato più volte della difficoltà di portare a compimento la gara per l'ATAC, perché, scusate, questa ATAC non è più possibile che vada. Sì, abbiamo parlato, e siccome c'è la volontà di rinnovare la tecnologia, bisogna superare gli ostacoli. Gli ostacoli ci sono anche tanti, spesso sono ostacoli non legati né alla capacità finanziaria né alla volontà. Bisogna superare anche quelli, bisogna fare una dotazione tecnologica adeguata, perché questo territorio merita. Saluto anche gli altri colleghi, vedo Maria, vedo Francesco, vedo tutti i colleghi in sala, Raffaele, vi abbraccio tutti e dico che è una situazione che non deve ritenerci estremamente soddisfatti e paghi,
Diciamo che c'è stata un'inversione di tendenza. Questo oggi ci dice che siamo nella possibilità di potercela fare, siamo nella condizione, se facciamo squadre, di creare una condizione per mantenere in questo territorio un livello di qualità della vita che vede il servizio sanitario al primo posto. Grazie. Signore, signori, amici, colleghi, Doris, Tonino, Enzo, direttori, insomma, scusate se dimentico qualcuno, perdonerete a tutti l'emozione di questa sera, perché è la prima volta che presentiamo il nostro lavoro. Io ringrazio quelli che mi hanno salutato, ma questo non è il mio congresso, questo è il congresso del nostro ospedale. Che è stato voluto fortemente dalla nostra divisione, che noi ancora direttore chiamiamo medicina e cardiologia, perché non dimenticheremo mai di essere cardiologi, ma ha coinvolto tutti quelli che lavorano nel nostro ospedale, tutti gli infermieri e i medici, e poi abbiamo invitato pochi colleghi del recente passato, il dottore Beglieni, Peppino Gabriele, Raffaella Moruso, Pino De Santis, ai quali siamo legati, dottore Remo Marasqua, ai quali siamo legati da affetto e stima. Scusatemi se dimentico qualcuno. Perché ne abbiamo invitati pochi? Perché quello di stasera non è un'operazione nostalgia. Con questo noi non vogliamo rinnegare il passato, ma è passato. E non vogliamo dire neanche che i tempi passati sono stati migliori. Perché, non so se c'è il dottore Paola, ma devo dire che il dottore Paola è superiore alla media, ma quando mai l'ospedale di Soveria ha avuto un pronto soccorso con alta tecnologia, magnifico, un pronto soccorsissimo, per dirlo con le parole del dottore Paola. È un ospedale che un pronto soccorso che ci invidiano anche ospedali più grandi, infatti vengono a visitarlo. Ogni tanto guardo perché sennò l'emozione mi gioca. Non è facile parlare di vita vissuta. I tempi che stiamo vivendo adesso nel nostro ospedale, io li vorrei definire imperfetti, perché sono perfetti i pazienti, in quanto, seppure in numero minore, sono gli stessi pazienti che vanno negli ospedali più grandi. Come diciamo noi medici, ci può capitare di tutto. Sono perfetti gli infermieri, siamo perfetti noi medici, ma non è perfetto tutto il resto. E lo dobbiamo dire, lavorare in un piccolo ospedale e ancor più in un ospedale di montagna, così come è stato disegnato dalle linee guida regionali, è difficile. È molto più difficile che lavorare in un grande ospedale. E voglio fare un esempio, forse così capite meglio, cioè io mi spiego meglio. Pochi anni fa io ho avuto un incarico presso la cardiologia di Catanzaro, diretta dal dottore Ciconte, c'era allora direttore generale, il nostro direttore generale. Un incarico molto bello, è stato un anno bellissimo. Il mio compito era quello di fare l'ecografia e insegnarla ai giovani colleghi, perché stavano iniziando a fare l'interventistica delle carotidi e delle arterie degli arti inferiori. Un giorno siamo stati chiamati perché era arrivato un codice rosso. Sapete che i codici rossi sono pazienti in gravi condizioni. Siamo andati tutti in sala di emodinamica. In un attimo quella sala di emodinamica era pronta. Bevo un po' d'acqua prima di raccontarvi questo episodio. Mi aiuto. Vi do il tempo di respirare. Grazie. Sì, così mi emoziono di più. No, stai. Sì, mi rassicuri. Ma sono tra amici, so che sono tra amici. E fra i pazienti che ci vogliono bene. Allora, stavo dicendo, è arrivato questo codice rosso. Era un ragazzo di 45 anni che aveva un infarto anteriore esteso. Noi cardiologi sappiamo che cos'è. Insomma, in gravissime condizioni.
In un attimo quella sala di emodinamica era pronta, ognuno era al posto suo, il paziente era già pronto per essere operato e c'era uno stato di animazione che, credetemi, io vorrei definire gioioso, perché loro sapevano di avere a disposizione tutto quanto è necessario per salvare quel paziente. Allora io in quel momento ho pensato con tristezza a noi pochi medici e infermieri nelle stesse condizioni, nel nostro pronto soccorso. Nei nostri occhi c'è preoccupazione in quel caso, c'è angoscia, perché noi sappiamo benissimo che cosa fare per quel paziente, ma spesso non possiamo farlo perché non abbiamo i mezzi. Allora, quello che però cerchiamo di fare è di tenere in vita il nostro paziente, sperando che arrivi nel più breve tempo possibile nel posto giusto. Ma vedete, paradossalmente, è proprio questa mancanza di mezzi, questi tempi nostri un po' più dilatati, che hanno permesso di sviluppare un altro modo di curare i pazienti. Ce l'avete presente le persone che non hanno un organo di senso e sviluppano gli altri organi che gli consentono comunque una vita dignitosa? Per esempio Bocelli, il cantante, lo conoscete, è cieco eppure va a cavallo. Ora, è di queste capacità diverse che abbiamo sviluppato noi nell'ospedale di Soveria che vogliamo parlarvi stasera, senza retorica, semplicemente aprendovi idealmente la nostra divisione e il nostro ospedale tutto. È una cosa volevo dire, io non è che rinnego il passato, perché senza radici non abbiamo presente e non abbiamo futuro. Però come diciamo ai nostri figli, dobbiamo avere radici e ali. E le nostre ali sono piccoline, a volte un po' stanche come le mie, però ci consentono ancora di volare. Grazie. Va bene, dottore Bellieni, hai fatto da angelo custode. Mi ha invitato e mi ha dato le direttive esplicite che devo stare zitto, devo solo presentare i relatori. Dottore Bellieni, non mi par vero che ti posso dire di stare zitto. Bene, grazie a tutti i presenti e alla dottoressa Marotta che ci ha dato questa opportunità. A me di rivedere tanta gente che nel passato, e non per parlare del passato ma solo opera Marcord, ma che mi hanno sicuramente arricchito nella mia professione e nella mia umanità. Ed è proprio questo il tema dell'argomento per il quale cominciamo subito con la dottoressa Maria Mercurio, che prego di restare nei tempi, metto il countdown, 8 minuti. No, lei un po' di più. Lei un po' di più, no? La proteggo io. No, perché ho saputo che ci sono tanti del pubblico che vogliono intervenire sulla sua relazione, lasciamogli lo spazio. Sì, grazie a tutti di essere intervenuti così numerosi e permettetemi di ringraziare il dottore Bellieni, che anche se fisicamente non è presente nel nostro ospedale, però affettuosamente nei nostri pensieri, certo. Però con la R maiuscola voglio ringraziare il mio direttore. Anna, che oltre a essere un punto di riferimento per tutti noi è un'amica, e solo lei poteva lenire, scusatemi se lo dico, il dolore di quando il dottore Amoruso e il dottore Gabriele sono andati per la pensione a casa, a cui noi eravamo tutti affezionati, e solo Anna poteva riprendere il reparto e darci quella continuità e quella gioia di affrontare il nostro lavoro quotidianamente, e tutto il reparto per questo la ringrazia. Io parlerò stasera del rapporto medico-paziente e sono molto contenta di questa relazione, perché credo fermamente che sia davvero questa la migliore medicina, specie in un contesto dove lavoriamo, nel contesto dove lavoriamo noi. Ma cos'è il rapporto medico-paziente? Beh, ci sono tante definizioni, ma credo che questa sia la più consona alla nostra veduta del paziente, e l'insieme ovviamente
coerente di attività e di principi che regolano l'esercizio della professione medica e si basa su tre principi fondamentali, che sono la perizia, la diligenza e la prudenza. Ma perché io ho messo i termini latini? Perché credo, scusate la mia vena classicista, che spiegano maggiormente il concetto. La perizia ovviamente è la competenza, la professionalità dell'operatore, che ovviamente sono la condizione sine qua non, quello che io dico è vero, altrimenti se non c'è perizia, non c'è competenza, tutto quanto viene a decadere. Ma cos'è la diligenza? La diligenza è il dirigere latino, cioè il fatto di prendersi cura del malato, e la prudenza è l'atteggiamento sobrio, equilibrato, che noi cerchiamo di avere nella nostra divisione e nel nostro ospedale tutto. Un'altra cosa fondamentale è il rispetto dell'assistito, il rispetto perché è una persona libera. E questo rapporto è anche vincolato da un rapporto contrattuale basato sulla fiducia. Infatti il rapporto medico-paziente ha una giurisdizione, e questa giurisdizione, questi articoli di legge, fanno vedere come la cosa fondamentale è il rispetto dell'assistito. E per questo un buon rapporto medico-paziente necessita di due figure, cioè da una parte c'è il medico e da una parte c'è il paziente, e sono protagonisti entrambi. E d'altronde Platone già nell'antichità aveva ben compreso il tutto, e nelle leggi dice che il medico stesso impara dal malato e poi attraverso la sua preparazione, la sua dolcezza, cerca di restituirgli poco a poco la salute. Ma che è successo? Con l'avvento ovviamente della medicina super specialistica, super tecnicizzata, un pochino si è persa questa umanizzazione del rapporto, è diventata più una storia di silenzio, una prestazione di servizi in cui il paziente era quasi servile nei risposti, in risposta del medico, e si sottoponeva magari pure a delle cose particolarmente cruenti senza lamentarsi. E il rapporto andava a perdersi di una caratteristica fondamentale che era la fiducia. E qui vediamo un fantomatico dottor House che domanda al povero paziente se preferisse un medico che gli teneva la mano mentre moriva o che lo ignorava mentre migliorava. E il povero paziente dice che finora aveva incontrato solo medici che lo ignoravano mentre si moriva, quindi cioè nell'una e nell'altra. Solamente negli ultimi tempi si è cercato di recuperare l'importanza del rapporto. Perché? Perché è necessario differenziare la scienza medica dalla medicina, e differenziare la scienza medica è quella che si occupa della malattia, ma non si occupa del paziente. C'è una cultura anglosassone importante in cui il disease centered non rende rispetto invece alla patient centered medicine, cioè noi dobbiamo assistere il malato sì dal punto di vista clinico, ma anche con il suo vissuto sociale, psicologico, spirituale, familiare soprattutto. Perché? Perché si è visto che una buona qualità nella comunicazione migliora l'aderenza al trattamento, il paziente si fida, si lascerà curare, più volentieri accetterà i consigli del medico, e tutto questo, dulcis in fundo, porta a una riduzione delle problematiche medico-legali. E noi medici purtroppo viviamo in un'epoca che... E questo fatto bisogna di tener conto. Infatti ci sono state diverse interrogazioni parlamentari su questo, mi potete dare suggerimenti. Addirittura c'era un appello del dottor Vito De Filippo che diceva che appellava alla classe medica con l'invito a porre particolare attenzione alla comunicazione. Infatti una cattiva comunicazione veniva considerata l'origine primaria delle richieste di risarcimento. D'altronde diversi studi sono fatti in questo senso. La SIMI che cosa ha evidenziato? Che un rapporto empatico col paziente riduceva di 4 volte il rischio di ricoveri, aumentava del 34-40% la probabilità di tenere sotto controllo i fattori cardiovascolari, e i medici empatici avevano meno denunce ed erano meno esposti alla sindrome del burnout.
qua ci sono gli altri lavori, il Kaplan, la Stewart, addirittura il coronale Drag Prochet ha fatto vedere come il rapporto empatico col malato aveva maggiore azione sulle problematiche cardiovascolari rispetto all'utilizzo dell'aspirina. E questo è uno studio recentissimo che è stato fatto, in cui si sono prese due popolazioni, l'una con un rapporto empatico e l'altra invece con un rapporto professionale, con il malato, fra malato e medico, e venivano sottoposti entrambi i gruppi a una risposta al dolore e poi alla risonanza magnetica. Che si è visto? Si è visto che il gruppo che aveva una risposta empatica col medico aveva una ridotta risposta dolorosa e una riduzione dell'attività dell'insula, quindi è spiegato questo rapporto a medico-paziente anche su basi neurofisiologiche. Che cosa cerchiamo di fare noi nella nostra unità operativa? Cerchiamo di personalizzare l'assistenza, di considerare il malato, cerchiamo di ascoltarlo oltre ad udirlo, cerchiamo di comprendere tutti i suoi vissuti. Per questo siamo infatti convinti che solamente il prendersi cura dell'ammalato sia il curare. E la comunicazione, d'altronde, non deve essere solo verbale, cioè non bisogna usare solo il linguaggio, bisogna usare una serie di corredati al linguaggio, cioè la posizione stessa, l'atteggiamento, i gesti. Infatti alcune volte pure una stretta di mano, una pacca sulla spalla, un sorriso possono, credetemi, aiutare a comunicare. E d'altronde, ecco, Crane stesso, che come sappiamo noi medici è il padre della medicina basata sull'evidenza, quando era un medico che si prendeva cura dei soldati, allorché c'era un soldato russo che era stato ferito, che cosa fece? Non aveva farmaci, il soldato gridava di dolore, dal dolore, e lo prese tra le braccia, e il soldato smise di gridare. Quindi è importante la comunicazione, e nella comunicazione è importante il sapersi relazionare al malato, cioè alcune volte noi medici purtroppo utilizziamo un linguaggio alquanto astruso, poco vissuto dal malato stesso. Dall'altra parte il malato però ci deve in qualche maniera aiutare a comprenderlo. E questa è quanto alcune volte noi medici non pensiamo e facciamo. Cioè, c'è un medico che dice che la signora deve prendere 5 gocce per 5 giorni, e la nonnina, sorda come una campana, comprende che invece deve prendere perché deve fare 5 gocce al giorno. Quindi cerchiamo un poco di starci attenti, così come è importante il sapersi esprimere. Cioè, in una diagnosi noi possiamo utilizzare delle parole correttissime dal punto di vista medico, dal punto di vista clinico. Qua ho fatto la diagnosi del TIA, cioè nel senso utilizziamo termini tipo disartria, cardioembolia, FA parossistica. Dall'altra parte invece un altro medico, un pochino come facciamo noi, cerchiamo di dire al malato che ha avuto un'avvisaglia, l'ossigeno non è arrivato bene al cervello, che i battiti del cuore non sono tanti esatti. E allora cosa percepirà il malato? Il primo percepirà che ha malato il cervello perché non ha parlato bene, ha malato il cuore, ha i coaguli nel sangue, dice io sto proprio male, sto morendo. L'altro invece dice io ho avuto un'avvisaglia, però il medico mi ha spiegato quello che ha avuto, devo fare dei controlli, devo prendere delle medicine, e si sottoporrà a quei controlli in maniera molto più regolare, molto più efficacemente. E poi dall'altra parte è necessario però che il paziente stesso ci aiuti a capire che cos'ha. Questo, credetemi, è una
lo troviamo spesso nei nostri ambulatori. Ci sono due signori su una panchina in cui, vicino a uno studio medico, e si lamentano che uno ha il polistirolo alto e la glicerina sballata e l'altro invece ha i tricicli e le vene vaditose. Beh, credetemi che questo è solamente poco di quanto noi vediamo nei nostri ambulatori, perché ci sono quelli che ci dicono, beh, io faccio un paio di esempi e non vi leggo tutto quanto, che alla tiroide annodata per dire che hai noduli, o che all'abete alto per dire che hai diabete, ma questa ve la voglio proprio citare. Durante una visita diabetologica chiedevo alla signora quali erano i suoi valori, pensando bene che i valori erano i valori della glicemia. Invece la signora mi ha detto, un po' incredula per la verità, che fossero amore, rispetto per il prossimo e umiltà. Quindi un poco, insomma. Oppure nell'anamnesi farmacologica vorrei dire che, per esempio, chi fa uso del Coumadin fa uso del Kukident e dei Comodini. Chi ha uso il Lasix diventa l'Hashish. Quest'altra ve la voglio proprio citare, però. Per esempio, il Ranitidine da 10, il Quark, diventa Super Quark, perché a dosaggio alto. Che ne so, l'Adalatta R diventa Adalatta andata e ritorno, perché si legge AR, quindi andata e ritorno. E questa però ci è voluto un poco di tempo a comprenderla, perché è il Peranaper. Qualcuno mi sa dire che cos'è il Peranaper? Non c'entra, credetemi, con le emorroidi, non c'entra. È lo Xanax, perché leggono X-ANA-X, quindi Xanax. Eppure qualche collega che sa delle sindrome PER ci doveva arrivare. Queste sono le malattie che ci racconto. L'herpes di zoffo, l'utero introverso, vanno al centro antidiabolico. Però io una cosa, finendo, dottore Belli, ha finito, la voglio. Una cosa dal cuore la voglio dire. Allora, che per fare il nostro lavoro è necessaria la collaborazione, è necessario il team, e questo grazie a tutti, a tutta la nostra divisione, in modo particolare al nostro primario che l'ha reso possibile, e soprattutto un grazie di cuore ai nostri infermieri e ai nostri OSS, perché solamente con il loro amorevole servizio tutto quanto è possibile, altrimenti tutto viene a decadere. Se non c'è unità, non c'è condivisione nella divisione, tutto viene a decadere. Non tutto va bene, ovviamente ci sono delle lamentele, alcune volte anche noi, come in tutte le famiglie, abbiamo dei qui pro quo, i nostri infermieri hanno tante cose da fare, non sono proprio giovanissimi come si vede, e alcune volte qualcuno si ricorda di quando aveva i capelli folti e ricci, non so, cioè quello dei capelli folti e ricci, non so, oppure c'è, vabbè. Castano che cade. Oppure qualcun altro dice che i capelli folti e ricci, invece dei ricci, pensa che siano i ricci delle castagne, perché i decotti dei ricci delle castagne sono ottimi per i reumatismi. Alcune volte si alzano gli occhiali per capire se siano di mattina o di pomeriggio. Nonostante tutto, questo l'abbiamo costruito. E quindi è più facile lavorare, è più facile occuparsi dei malati. E finendo dico che la migliore medicina è l'amore e le attenzioni. E quando al medico saggio qualcuno gli domandò se non funziona, lui sorrise e rispose: aumenta le dosi. Grazie dottoressa Mercurio, complimenti per questa brillante relazione. Qualche timore che c'era va fugato, oltre che un presente di brillante professionista, ci sono anche le premesse per un futuro di brillante conferenziere. Andiamo avanti. No, volevo dire solo una cosa a proposito dell'empatia.
perché si parla sempre di empatia, cioè la comunicazione tra medico e paziente. E io ho una ragazzina che purtroppo è fuori, che studia igiene. L'altro giorno mi ha mandato una foto a proposito dell'empatia e mi ha detto: mamma, guarda che l'empatia non è solo tra medici e pazienti. Ci sono tre cerchi. Uno è il management dell'azienda, uno sono i pazienti e uno sono i medici. Il che significa che io devo avere empatia per il paziente per me, io per il manager per me, in un continuum, perché solo così la sanità può funzionare. E andiamo avanti. Il dottore Ettore Greco, che è l'oncologo, il primario oncologo, che solitamente viene tutte le settimane a Soveria, oggi non può essere presente per motivi familiari, però abbiamo la dottoressa Pina Molinaro, che un po' ci appartiene perché è di decollatura e noi l'amiamo molto. E ci parlerà della professionalità, l'esperienza e l'umanità al servizio dei pazienti oncologici. Io sono molto felice di essere qua questa sera, perché anche se è il mio primario, però sono felice perché nonostante tutto, nonostante io lavori a Lamezia, io però mi sento sempre una del luogo, una del posto, e sono anche felice per questo, perché questa sera l'argomento che hanno scelto i colleghi su cui discutere cade a fagiolo, piace moltissimo, perché si parla di umanizzazione, si parla del rapporto medico-paziente e questo è bellissimo, perché non poteva non essere un argomento in questo ospedale, che, come hanno già detto il mio preceduto, il nostro direttore, beh, gli altri colleghi, è un ospedale che si è sempre distinto da parte di tutti, da parte dei medici, degli infermieri, di tutti gli operatori, proprio per questa umanità che ha sempre avuto verso l'utenza, ha sempre fatto, penso che lo farà sempre, è sempre qui, devo dirlo, questo piccolo ospedale, anche se piccolo, anche se si parla molto degli ospedali piccoli, a volte ecco con delle si dicono delle cose un poco piacevoli, ma l'ospedale di Soveria Mannelli è stato sempre, lo devo dire, una grande famiglia, e questo voglio dire, rende onore a chi ci ha lavorato, a chi ci lavora, a chi ci lavorerà, perché qua ecco, come ci ha fatto sentire anche la collega, la collega Mercuri, è sempre stato un ospedale dove si è instaurato un certo rapporto con i pazienti, e quindi voglio dire, è un ospedale che in questo fa scuola, quindi mi piace molto essere qua oggi, sono felice, ringrazio tutti per avermi invitato, e io vi parlerò di quello che è la mia attività, che ovviamente mette a dura prova ogni giorno la nostra pazienza, anche le nostre dote umanitarie, perché come lo sapete io lavoro in oncologia e non c'è posto più triste, anche se più bello, perché anche se è triste, anche se trattiamo determinate patologie che mettono a dura prova ogni giorno quello che è il nostro ingegno e la nostra anche capacità ad approcciarci con un paziente così difficile, così problematico, però voglio dire, è un lavoro che ci gratifica anche da questo punto di vista, perché anche in un settore così triste portare quell'umanità e condurre l'attività in un modo meno sterile, meno arido, come possa essere anche nei grandi centri, penso che sia una cosa bellissima. E quindi veniamo al vivo dell'argomento. Di recente c'è stato il nostro congresso nazionale, quindi colgo l'occasione anche per portarvi dei dati recentissimi. Dall'ultimo congresso si sono avuti questi dati di un incremento notevole, purtroppo, delle malattie oncologiche. Abbiamo, fino a settembre 2017, abbiamo avuto un incremento di 379.000 casi di tumore in Italia, quindi per una media possiamo dire di 1.000 al giorno.
Quindi sono dati un po' allarmanti, sono dati preoccupanti e sono purtroppo con un incremento nel sesso maschile maggiore rispetto al sesso femminile. Però diciamo, al di là di questo brutto dato, ci sono anche delle notizie incoraggianti, notizie che ci fanno andare avanti ogni giorno nel nostro lavoro, perché a 5 anni la sopravvivenza è aumentata il 63% negli uomini e 57% più o meno nelle donne. Questi sono i dati. C'è un incremento delle malattie, in modo particolare del carcinoma del colon retto, della mammella. Abbiamo nuovi casi ogni anno, 51 casi addirittura di tumori mammari, e la cosa che più ci impensierisce è questo, che c'è si è abbassata l'età media di insorgenza. Quindi vediamo sempre più donne giovani con tanti problemi, però anche questo dato ci deve indurre a migliorarci ogni giorno di più per poter lavorare al meglio. E qual è il migliore approccio con il malato? Quello di avere molta umanità. E per avere molta umanità bisogna fare questo. Innanzitutto occorre creare un'equipe compatta, forte e disposta al dialogo per affrontare tutti i problemi che ogni giorno affrontiamo. È importante la comunicazione, è importante essere un team tra di noi, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Il nostro è un lavoro difficile e diventa sempre più difficile. Voi capite come anche l'utenza è cambiata, lo dicevano i colleghi, è cambiata. Ci sono i media, ci sono maggiori informazioni, quindi il paziente che si ammala e che viene da noi, un paziente che rispetto al passato più informato, che sa tante cose, e però anche questo è difficile per noi da affrontare, perché dobbiamo favorire tante cose e sminuirne altre, perché non tutto quello che si sente è valido, a volte ci sono delle notizie errate. Ecco, quindi sta a noi a volte proprio cercare di far capire cosa va preso delle notizie che vengono fuori e cosa va modificato, su che cosa bisogna porre l'attenzione. Occorre poi un rapporto importante con i familiari. Noi abbiamo davanti il paziente oncologico, però abbiamo anche i familiari. La malattia oncologica, io penso questo, che è una malattia che sente il paziente, perché lo prova, no? sulla propria pelle. È una malattia che invece vede l'oncologo, perché noi al di fuori vediamo è quello che c'è il malato, come si presenta la malattia, ma non la vediamo sulle nostre spalle. Il familiare invece la subisce. Purtroppo sì, il familiare si trova ad affrontare questa problematica ogni giorno, con gli accessi in ospedale, col malore del paziente, con tutte le problematiche anche di tipo sociale. Non dimentichiamo oggi che, come ho detto prima, si ammalano molti pazienti giovani, pazienti che hanno una vita di relazione, hanno una vita sociale, una vita lavorativa. Oggi abbiamo delle donne che sono ammalate, però sono mamme, sono mogli, sono impiegate, sono manager, quindi bisogna affrontare un po' tutti questi argomenti. Instaurare un rapporto importante col malato e la famiglia, e l'ascolto. L'ascolto è importante, è uno dei primi punti che bisogna curare in un certo modo. Si è visto addirittura che spesso il paziente arriva dal medico e purtroppo succede questo, che dopo racconta la sua storia, racconta la sua anamnesi, no? Diciamo così, la sua storia, la sua patologia, l'insorgenza, e spesso succede che noi medici dopo pochi minuti interrompiamo il racconto del malato. Questo, devo dire la verità, succede molto nei centri grossi. Perché? Perché c'è un certo numero di pazienti, perché c'è un rapporto diverso tra paziente e malato, e quindi diciamo non si dà quella giusta attenzione al malato. Il nostro malato bisogna ascoltarlo, bisogna sentire cosa dice, quali sono le sue problematiche, e fare in modo e metterlo al proprio agio. Le informazioni devono essere chiare, devono essere uniformi, e nella pratica quotidiana noi vediamo che spesso non bisogna dire tutto di colpo, bisogna dare un giusto peso alle cose, ma dare anche notizie con una certa moderazione, perché il malato che viene da noi, spesso succede, con esperienze di tanti anni lo vediamo, non è mai seduto comodo,
sulla sedia e seduto così quasi come se volesse andare via. Quindi al malato bisogna dare delle notizie chiare, certe, precise, però anche poche e per gradi, perché altrimenti finisce per essere confuso, perché quando torna a casa deve metabolizzare quello che abbiamo detto. Non è facile la comunicazione di una diagnosi, però bisogna anche essere dare delle indicazioni, dire quali saranno i percorsi, quale sarà l'itere, quindi dare queste notizie per gradi. Queste cose si acquisiscono poi con l'esperienza, giorno per giorno, avendo a che fare con questi pazienti, si acquisisce quella tecnica proprio per cercare di far capire tutto è bene e dare la fiducia al paziente. Non diceva la nostra collega, la Maria Mercurio, prima, a volte il rapporto deve essere più tranquillo, deve essere quasi più intimo. Il paziente, almeno il paziente oncologico che viene dal medico, deve sentirsi capito, deve sentirsi ascoltato e deve capire che chi sta dall'altra parte della scrivania è una persona che lo può aiutare nel suo percorso. È importante, dire le cose, come ho detto prima, con una certa chiarezza, perché non sempre si è capiti. Spesso noi siamo frettolosi nelle nostre cose, spesso diciamo delle cose come se l'altra persona fosse competente. Bisogna calarsi dalla parte di chi ascolta. Noi abbiamo persone che hanno un vissuto diverso, che hanno un grado di cultura diverso, quindi bisogna sempre far capire come stanno le cose e sta al medico portarsi dalla parte di chi ascolta e non il contrario. Spesso le persone si sentono attaccate alle nostre parole, sì, è vero, questo succede, e non sono in grado nemmeno di utilizzarle. Ecco, se facciamo questo abbiamo già sbagliato. Il nostro approccio deve essere fatto in un certo modo, solo così si otterranno dei risultati e si otterrà quella che è la collaborazione del paziente. L'informazione quindi deve essere il più diretta possibile, deve essere personale. Noi spesso ci si chiede, no? Non parli col malato, parli con noi, con i familiari. È sbagliato, è sbagliatissimo. Noi dobbiamo parlare col paziente, anche col familiare. Il familiare deve essere al corrente, si deve creare un gruppo, no? Un gruppo, però bisogna parlare col paziente. Il paziente deve essere consapevole, deve capire quello che noi stiamo dicendo, perché deve essere consapevole delle cure che noi portiamo avanti, qui il non consenso informato. Quindi dobbiamo essere più chiari possibile. Non bisogna mai far perdere la speranza al malato, però informarlo in maniera corretta, perché deve decidere la propria vita. Noi possiamo tutt'al più aiutarli in questo percorso, li dobbiamo indirizzare, però non possiamo scegliere per loro. Spesso si pensa che noi oncologi siamo dei chemioterapisti. Noi non siamo solo chemioterapisti, noi siamo delle persone che aiutiamo questi ammalati in tutto il loro percorso, quando fanno la chemio, quando hanno finito le cure, quando vengono a fare i controlli, cosa importantissima, perché ci fa individuare per tempo anche delle recidive, ecco, quindi anche quello è un momento importante. L'ambulatorio giornaliero che facciamo col follow up dei pazienti, con i controlli periodici, mi spiego meglio perché non è addetto ai lavori, ecco, perché spesso ci sfuggono queste parole troppo precise e troppo tecniche, è fondamentale, perché in questo modo si riesce a ottenere un risultato, e deve essere più possibile fornita sempre dallo stesso operatore, perché anche avere un referente unico fisso è importante. Noi lavoriamo a Lamezia e quindi vediamo un po' sì i pazienti che vengono dal Lametino, però anche i pazienti che vengono da altre strutture. Si fa un gran parlare dei grossi centri, però nei grossi centri, vi dirò, manca quel rapporto umano che si ha nei piccoli centri, come hanno detto i colleghi qui, ecco, nel piccolo reparto di medicina tipo l'ospedale di Soveria. Manca quel rapporto. Il paziente che è stato fuori spesso dice che è andato in quel centro qualificato, all'avanguardia, che però c'era sempre un medico diverso, ecco, quindi quella non c'è quella continuità assistenziale che c'è in un centro piccolo, e quindi quella dove il malato non è identificato come persona, non è una persona, il paziente ha una sua interezza, una persona, una sua una carica emotiva, uno stato psicologico particolare. Fuori sono dei numeri, il numero 17, il numero 4, oppure addirittura, cosa più mortificante, spesso nei grossi centri i pazienti vengono identificati con la patologia. È un colon, è una mammella,
è una prostata, non è così. Il paziente è un essere umano che si porta dietro le sue paure, le sue problematiche. Pensate oggi quanto è problematico anche quello che viene fuori con una patologia oncologica. Un paziente che ha un'attività lavorativa, che deve essere da noi anche aiutato in questo, perché non va a lavorare, perché ha problemi anche economici, perché deve gestire quella che è, no? La sua interruzione del lavoro, e quindi con tutte le problematiche anche amministrative. Noi oggi non siamo solo medici, dobbiamo affrontare tutte queste cose. Anche in questo l'oncologo deve tutta l'equipe che sta intorno, dell'infermiere, dell'operatore, dall'amministratore, devono prendersi carico anche di questi problemi che non sono di poco conto. E il paziente, ecco, devono e il familiare devono trovare questo interlocutore che lo aiuti dal momento dall'ingresso in reparto al momento delle dimissioni. Una mano tranquilla. E noi identifichiamo sempre il caregiver, che cos'è? È colui che si prende carico del paziente. E per identificare chi si prende carico e ci aiuta in questo percorso, dobbiamo sapere chi lo assiste a casa, chi lo accompagna dal medico per i controlli, in modo tale che siano dei controlli precisi, fatti ad hoc, e chi dovrebbe essere presente pure per sentire le istruzioni, tutto quello che dovrà fare a casa. Voi pensate, oggi l'oncologia è cambiata, sono venuti fuori una miriade di farmaci nuovi, di farmaci, anche di terapie orali, cosa bellissima, perché il paziente non arriva in ospedale, non occupa un posto letto, garantisce un certo turnover, un certo anche un minor lavoro anche per gli operatori. Però sono farmaci orali che vanno somministrati a casa con un grande, come noi lo chiamo, con grande preferenza da parte del malato, che quasi si sente meno ammalato perché li fa a casa e si sente più tranquillo di stare nel proprio ambiente, no? Anziché venire in un ospedale, in un ambiente così strano, nuovo per lui. Però sono farmaci pesanti, sono farmaci con degli effetti collaterali, diciamo non a caso, una eritrodissestesia portano alcune compresse, alcuni farmaci dati per bocca, che sono delle alterazioni cutanee, con del rash, no? Bisogna spiegare queste cose al paziente e ai familiari, perché quando saranno nel loro ambiente di lavoro è facile che si possano confondere. Noi abbiamo visto prima come vengono interpretate male le nostre parole, come ci si possa confondere. Quindi tutte queste cose vanno spiegate bene a un paziente che resta a casa, che viene da noi, che prosegue le cure, perché più il paziente è istruito e i familiari, più hanno aderenza ai trattamenti. Andiamo verso la fine. La professionalità è proprio questo. Se noi vogliamo essere, dobbiamo professionali, dobbiamo accrescere quelle che sono le nostre conoscenze, le nostre competenze. E le nostre competenze e le nostre conoscenze sono anche una motivazione per chi ci sta intorno. Quindi se noi vogliamo rinnovarci in questo cammino, in queste patologie così pesanti, così anche impegnative, dobbiamo avere una motivazione, dobbiamo avere maggiore competenza e professionalità. Dottoressa, scusa, ti concede la dottoressa Marotta altri due minuti, due minuti, perché abbondantemente superato. Quindi l'esperienza è poi quella che acquisiamo ogni giorno facendo questo lavoro e con il rapporto continuo con i colleghi. È vero, noi trattiamo le patologie oncologiche, però lavoriamo insieme agli altri, lavoriamo insieme al neurologo, lavoriamo insieme al cardiologo, lavoriamo insieme al nefrologo, perché purtroppo il nostro campo è molto delicato e quindi la collaborazione è sempre fattiva, solo così si ottiene il meglio. E mi avvio alle conclusioni e dico questo, che c'è un momento in cui a tanti malati sembra mancare ogni appoggio, sembra non esserci nessun appiglio a cui aggrapparsi, e non sempre nelle storie dei nostri pazienti ci sono mani su cui contare e cuori su cui condividere la propria esistenza di vita fino all'ultimo istante. Noi operatori sanitari ci siamo perché dobbiamo esserci, ma se c'è stata lealtà e condivisione basata sulla verità, l'augurio per tutti noi è che i pazienti sentano che noi abbiamo scelto di esserci non solo con le nostre mani, ma anche con i nostri cuori. E finisco con una massima di Hermann Hesse, che ciò che rende l'esistenza preziosa sono solo i nostri sentimenti e le nostre sensibilità.
cerchiamo di cambiare il mondo, però cominciamo da noi stessi, a dare qualcosa in più a queste persone che si affidano a noi. Solo così possiamo cambiare il mondo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a questo convegno per avermi invitato. E te l'avevo detto che sicuramente per te sarebbe stato un momento molto emozionante. Non nego che lo è anche per me, perché poco prima dicevo alla dottoressa De Luca, la appena nominata direttrice sanitaria aziendale, che per me solo lì doveva essere un passaggio. Io venivo da Roma, dall'Istituto Tumore di Roma, dove da più di 2 anni non si facevano concorsi in chirurgia oncologica. Il primo concorso utile, Lamezia, ne ho parlato con il mio primario, con il professor Santoro, dice sì, valla a fare. L'ho vinto, mi hanno mandato a Soveria Mannelli, viaggio da Soveria, cioè da Lamezia a Soveria con mia moglie in macchina, perché io qua più di una settimana non ci rimango, ce ne riandiamo a Roma. Chi mi ha accolto il 16 agosto era Franco Cimino, che conoscete tutti e che saluto, che è in pensione, in chirurgia di Soveria Mannelli, con un ascesso dentale, ma è importante, e poi Mario Saladino, a cui va il saluto mio personale e penso anche da parte dell'ospedale di Soveria. Anna è stata una delle colleghe che ho, diciamo, per primo ho conosciuto, perché poi sono rimasto qua, non sono più andato a Regina Elena a Roma, perché quello di cui stasera si sta parlando, l'umanizzazione, il rapporto tra colleghi, tra pazienti, tra medici e pazienti, io l'ho avuto come veramente mi hanno accolto in una famiglia. E devo dire grazie, perché mi ha fatto un pochino assaporare anche la qualità della vita delle nostre zone. Io dopo 35 anni, che era l'età che mi ha visto qua a Soveria, ho conosciuto il Pollino e devo ringraziare Michele Peronace, grazie anche a lui. E quindi sono rimasto qua, ecco, per questo. Allora, perché questo tema mi ha dato la dottoressa Anna? Perché noi da un po' di tempo veniamo come unità operativa da Lamezia a operare quello che è possibile in un ospedale di montagna, cioè piccola chirurgia, in sicurezza, in presenza quindi con gli anestesisti, con gli infermieri di sala, che saluto perché, caro direttore, che chiaramente saluto a te che sei il nostro capo, sono rimasti veramente al lumicino, sono pochi, è necessario che questo ospedale viva, ma non tanto per la storia, per quello che può dare a questo territorio anche in termini di eccellenza, e da qui il tema di questa sera. Saluto caramente Doris Lomoro, mi fa piacere rivederla dopo tanto tempo, e abbraccio tutti i colleghi di Lamezia, di Soveria, c'è anche una rappresentanza di infermieri del mio reparto di Lamezia, c'è Camillo Capialpi, che vedo, un collega chirurgo che è venuto anche a darmi una mano qui a Soveria. Quindi noi riusciamo a dare delle risposte importanti a questo territorio, e andando anche a scremare le liste di attesa dei piccoli interventi, ernie, varici, fimosi, tutte quelle patologie che a Lamezia hanno un tempo di attesa di 10, 12, 14 mesi. Allora, ablazione laser dei nodi ultiti dei. Alternativa alla chirurgia? No, rispondo già prima. Come? Allontanarlo? Ah, sì. No, rispondo già da adesso, non è una alternativa assolutamente, ma è una modalità presente nel mondo da pochissimi anni, da una decina d'anni, e in alcune realtà da poche. Abbiamo portato, grazie alla lungimiranza del nostro direttore generale e di tutti i suoi collaboratori, anche a Lamezia questa metodica. Ho visto la dottoressa Iannazzo prima da qualche parte, che la stresso ogni tanto, non va? Ah. Allora, che cosa consiste questa tecnica? In pratica noi sappiamo bene che la patologia tiroidea, e questa è una zona endemica, no? Sappiamo bene tutti i paesi di montagna. È una patologia che spesso viene diagnosticata dal punto di vista clinico, ma nella con la visita medica. Nella maggior parte dei casi però è grazie all'ecografia, quindi a volte anche la TAC necessita per fare tutto ciò, per quantomeno fare la diagnosi. E hanno diverse dimensioni. Ora, la parte terapeutica di questa nuova tecnica, cioè l'ablazione laser,
viene focalizzata, all'inizio è stata focalizzata soprattutto nei noduli piccoli, di piccole dimensioni, massimo 2 cm, noduli assolutamente benigni, quindi sia freddi, quindi sia iperattivi, o noduli cistici, e possono agire su tutti quei sintomi che i noduli della tiroide danno, mi riferisco ai sintomi di pressione docale, a fattori estetici, alle convessità che sono presenti nella zona anteriore del collo, la sensazione di corpo estraneo, il dolore, e così come eventualmente in alcuni casi ci sono un aumento delle dimensioni di queste lesioni nodulari o cistiche che sono, diciamo, in maniera importante. Molti sono gli studi che sono partiti, soprattutto sono trials clinici in diverse zone, questo è uno dei più grossi europei, che hanno trattato 1534 pazienti con un numero totale di 1837 sedute, e si è visto con un P altamente significativo che la media di riduzione del nodulo arrivava a percentuale superiore al 60%, e così come il miglioramento dei sintomi, così come l'evidenza estetica, perché i noduli di 2-3 cm quando si accumulano nella tiroide possono dare delle problematiche anche estetiche con complicanze praticamente inesistente. L'unica complicanza importante di questa tecnica può essere un cambio di voce quando il nodulo è vicino al nervo ricorrente, ma normalmente ritorna nella norma. Non è assolutamente legata a questa metodica cambi di funzionalità della tiroide dal punto di vista ormonale, dal punto di vista autoimmune, viene tollerata diciamo in maniera tranquilla. Questo è l'apparecchiatura, il laser che viene come metodo di emissione sia continuo che pulsato, ha una lunghezza d'onda di 980 nanometri, e le dimensioni sono abbastanza contenute, e queste invece sono le fibre ottiche che abbiamo utilizzato. L'ago di punta è di 21 goji, quindi è abbastanza piccola. La fibra ottica ha una lunghezza di 2 metri, quindi permette dalla macchina al paziente in maniera diciamo molto agevole, e di solito il trattamento viene, la durata è di circa 30-60 minuti, si fa in sala operatoria dove deve essere presente chiaramente l'anestesista che farà un accesso periferico, il chirurgo o l'ecografista, perché questa è una metodica che viene utilizzata in collaborazione o addirittura anche solo dagli ecografisti, radiologi, interventisti, un pochino di anestesia locale e poi niente, l'operatore deve. Quindi questa procedura, così come la facciamo a Lamezia, anzi io la trasporterei, direttore, proprio totalmente qua a Soveria, e creare un centro di termoablazione dei noduli tiroidei benigni, ripeto benigni, perché non deve sostituire assolutamente la chirurgia. E poi, per quanto riguarda il rapporto medico-paziente, non mi dite che non si vede il video. Si vede? No. Ho toccato qualcosa? Il prossimo. Okay. Vabbè, questo c'è qua, se vuoi intanto. No, questo video l'ho voluto far vedere perché la paziente è sveglia, collabora, parla con l'operatore, e quindi in questo caso sono quelle metodiche che possono essere riprodotte tranquillamente in un ospedale come Soveria Mannelli. E questa paziente. Sì, procedura, vediamo se è questo. No, potevamo fare. No, far partire direttamente questo. No. Facciamo anche il mio filmato. Ecco qua, vabbè, va bene pure così che si vede, dai. Sì. Ok. Pochi cc di anestesia locale, quindi vedete la paziente. Sente, collabora, parla, chiediamo osservazione se ha dolore. No, stavo dicendo che questa è una delle pazienti invece che abbiamo voluto, tra virgolette, trattare, anche se non è proprio la classica paziente che è eleggibile per questo tipo di trattamento. E vi spiego perché. Perché questo invece era un nodulo di oltre 12-13 cm, ne aveva più di uno, che era molto vicino all'arco della aorta, paziente inoperabile
per comorbidità cardiache, respiratorie, quindi l'anestesia generale per fare la tiroidectomia non l'avrebbe supportato. Allora mi sono consultato con uno specialist che è venuto per la prima volta a farmi vedere come veniva utilizzato il laser. Abbiamo voluto provare se questo nodulo così grande poteva ridursi. Questa signora è la seconda seduta questa, il nodulo tra la prima e la seconda si è ridotta di 4 cm. Adesso la valuteremo, perché è stata fatta questa dimostrazione 3 mesi fa, la rivalutiamo ecograficamente e se riusciamo a portarla a chirurgia ne avrà giovamento. Già sta giovando di questa tecnica perché respira meglio, riesce a fare 2 rampe di scale, prima non riusciva a farne nemmeno una. Posso andare avanti col computer? Ah, va bene, perché sennò 30 minuti di cose mi ammazza per niente. No, e poi è finita, c'è soltanto la parte ecografica per far vedere quello che noi vediamo. Ecco così. Ok, con l'ecografo portatile in dotazione della nostra sala operatoria si vede l'introduzione, diciamo durante questa, l'introduzione del lago, e poi un pochino più in là si vedrà proprio l'effetto che il laser, la luce laser ha avuto all'interno del parenchima. Ecco qua, questa è la zona trattata di questo nodulo, ripeto, è la seconda volta. E quindi niente, per quanto ci riguarda è una tecnica che possiamo portare, quindi aggiungeremo a quello che già la chirurgia di Lamezia fa qui a Soveria, aggiungeremo, se il direttore generale è d'accordo, se la dottoressa Iannazzo ci compra l'apparecchiatura pure qua a Soveria, e quindi di iniziare questo fatto. Grazie Anna di aver organizzato questo evento, un saluto a tutti. Risponderà ad una domanda provocatoria. Visitare il paziente è ancora di moda? Buonasera a tutti, io prometto di essere brevissima. Okay. Vi presento un caso clinico particolare diagnosticato nella nostra divisione circa 2 anni fa. Non è questo, ovviamente. Nel gennaio 2016 viene ricoverato nella nostra divisione un paziente, un uomo di 86 anni, perché durante la notte ha accusato difficoltà respiratorie, da lui definita come blocco alla gola, tosse e cardiopalma. Inoltre ci ha riferito di aver assunto antibiotici per trattamento di faringodinia e raucedine. Era già stato visitato nei giorni precedenti, circa 20 giorni prima, lamentando rossore e gonfiore al volto, con senso di fastidio alla gola, dispnea, cioè affanno da circa 2 giorni, e dimesso a domicilio con diagnosi di reazione allergica in paziente con BPCORI acutizzata. 20 giorni prima, giunge con tosse schizzosa, nodo alla gola, difficoltà a respirare, è dimesso di nuovo a domicilio con diagnosi di reazione allergica in risoluzione e prosecuzione cure presso il medico curante. Nella storia personale del paziente c'era il fumo di sigaretta, l'ipertensione arteriosa, la dislipidemia. Nel 2002 un intervento chirurgico sulla carotide sinistra, nel 2003 un intervento chirurgico di lobectomia al polmone di destro per neoformazione polmonare. 10 anni fa, diagnosi di broncopatia cronica e allergia ad antibiotici, in particolare cefalosporine. Alla visita il paziente presenta questi sintomi: dispnea, tosse, ortopnea, senso di pienezza in testa e cefalea, sonnolenza e confusione, disfagia e disfonia. Sintomi che peggioravano in posizione clinostatica, cioè sdraiato, e si riducevano in piedi. I segni che abbiamo identificato erano edema al volto, al collo e alle spalle, il cosiddetto edema a mantellina, la cianosi, cioè il colorito bluastro della cute e delle mucose al volto, che aumentava
se si chinava il paziente o in caso di tosse, rigonfiamento del collo e dilatazione delle vene del collo e della parete toracica. Questo è il nostro paziente. Si può vedere il colorito bluasso del volto, il rossore del viso e del collo e l'edema. Questo è il paziente al mattino in posizione sdraiata con il volto edematoso. E questo invece è il nostro paziente, lo stesso paziente, nel pomeriggio, dopo essere stato in piedi per lungo tempo. Con la visita noi ci siamo orientati verso una diagnosi di sindrome mediastinica. Diagnosi poi confermata con gli esami, dopo aver effettuato esami di laboratorio, indagini strumentali come radiografia del torace, la TAC e l'ecografia vascolare. La sindrome mediastinica ha come, tra i vari quadri clinici, quello più comune è la sindrome della cava superiore, da ostruzione di questo vaso. La vena cava è il principale vaso di drenaggio per il sangue venoso della testa, collo, estremità superiori e della porzione superiore del torace. La sua ostruzione, in questo caso, può essere causata o dall'invasione neoplastica intrinseca, quindi attraverso una trombosi neoplastica, oppure più semplicemente dalla pressione estrinseca della massa tumorale contro queste pareti facilmente comprimibili della vena. Ora, questa doveva essere l'ultima diapositiva. Diciamo che fare questa diagnosi non è stato semplice, è una diagnosi complicata, è una diagnosi complessa, ma l'intuizione che è avvenuta attraverso un procedimento semplice, che è quello di spogliare il paziente e di visitarlo attentamente. Vi lascio con questa frase: voi occidentali avete l'ora, ma non avete mai il tempo. Grazie. Presenta la sintesi e l'auspicio per il futuro di tutto quanto si è detto oggi. Si riferisce ad un episodio che riguarda un vescovo calabrese che a un congresso di 15 anni fa partecipò come autorità e gli fu data la parola per salutare e porgere il saluto ai partecipanti. E lui raccontò una sua esperienza personale. Dice: io ho avuto la necessità. No, sarò breve. Ho avuto la necessità di ricorrere all'assistenza ospedaliera negli ospedali vicini. Nell'ultimo anno ho fatto 15 ricoveri. Mi rimettevano in sesto. Ritornavo al mio ufficio e devo ringraziare tutti che in tutte le occasioni, il personale, i medici, gli infermieri, gli amministratori, i pazienti stessi, che mi erano molto vicini e mi rincuoravano in questo mio percorso di dolore. Continuavo a stare sempre peggio, non era calabrese. Se dopo diversi mesi fece visita ai familiari in una terra del nord, non dico né chi era né da dove veniva, e trovandomi là ho avuto anche la necessità di avere un'assistenza, mi sono ricoverato, mi hanno detto che avevo una valvulopatia, mi trattavano freddamente, nessuno si prendeva cura di me. Avevo una valvulopatia e avevo la necessità di essere operato subito. Nello stesso ricovero è stato trasferito in cardiochirurgia, mi hanno cambiato la valvola, la terapia intensiva, tutto il passaggio. Dice: da quel momento sono stato benissimo. E mi lamentavo durante la degenza che nessuno si prendeva cura della mia persona, ricordando invece quanta umanità avevo trovato nell'ospedale del sud, negli ospedali del sud. Però mi hanno risolto il problema.
E quindi il difficile è coniugare le due cose, come è stato detto brillantemente nella prima relazione, e coniugare le due cose, offrire il massimo della professionalità con non il calore umano, perché non dobbiamo dare pannicelli caldi ai malati, non dobbiamo qualche volta anche fargli una carezza, perché sono necessarie anche quelle, ma essere partecipi in maniera professionale della sua sofferenza, e questo è quello a cui dovremmo tendere. Grazie dottore Bellieni, è stato un piacere come sempre averti qua. Finiamo questa sessione e avanti gli altri.